kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4 della Carly Legacy. È sabato mattina, ormai mezzogiorno, come ci siamo lasciati l'altra volta, è ancora Ferragosto. Infatti vi avevo detto che oggi portavamo un pochino Peter a mare. Allora, Daisy ci ha telefonato, questa è una di quelle quest uscite con gli ultimi aggiornamenti, con storie di quartiere per quanto riguarda i Sim, ovvero che gli amici, parenti, NPG in generale che comunque conosciamo, ogni tanto ci fanno delle domande e noi possiamo influire sulla loro vita. In questo caso Daisy ha telefonato a Sebastian dicendo: domanda veloce, io e Moira Fares stavamo pensando di passare un po' di tempo insieme, devo farlo? Ma certo, anche perché è un pochino che non vi vedete, approfittate. Forse Daisy sta dicendo, magari ci tenete che veniamo a mare con voi? Ma no, non preoccuparti, andate a divertirvi con i vostri amici. Quindi sì, vai. Ok, poi volevo far venire velocemente, quindi usando il teletrasporto, Sebastian qui per pulire Cusco. Vieni qui. Sebastian, bravo, perché è un po' sporco, quindi pulisci, poi spargiamo il mangime e volevo andare appunto a mare. Raccogli le uova, vediamo un po' che uova ci hanno fatto. Qui chi c'è? No, rifiuta l'offerta. Mentre Primrose sta arrivando qui a fertilizzare un secondo queste piante che io tengo sempre d'occhio. E il piccolino l'avevo messo a giocare qui di fantasia e mentre aspettava, guardate, vivere nel mio mondo, un mondo di pura immaginazione. Quanto è bello! Ti piace giocare qui? Oddio, si affaccia anche alla finestrella! Lì c'è il muro però! Chloe, vieni, entra! Entra a giocare! Vieni qui con me! Ci sono tutti e due cagnoloni qui a tenerli compagnia, che cosa carina, accarezza, accarezza, buongiorno a tutti, abbiamo raccolto 6 uova normali però, nessuna uova speciale, ok, poi vuoi guardare la mamma e giocare con i blocchi, direi allora di vestirci da caldo, vai, vestiti. E inizia a scendere giù perché bisogna andare a mare. Vai qui. Tu hai fertilizzato, sì, non mangiare niente. Non mangiare niente, portiamo, cioè, mangiamo a mare. Lei è un po' stanca, ma niente paura. Abbiamo sostituto del sonno. Lui anche. Quindi sostituto del sonno. E niente, ci vediamo direttamente in spiaggia. Ed eccoci qui a Solani, come vedete mi sono portata la cuginetta Jessica e l'ho vestita, le ho cambiato il cognome con quello giusto, ovvero Robinson. Ragazzi, cioè io ci vedo tutto Teo, è proprio Teo, o no? È bellissima, è rossa, con gli occhi verdi, cioè è meravigliosa, guardate quanto sono carini, e l'ho messa direttamente con noi, semplicemente perché a volte avete visto i bebè che non comando, o non parlano con gli altri bebè, o con gli adulti, in questo caso invece, ecco, possiamo farli interagire, loro conoscono bene la nipotina, e passare questo pomeriggio un po' insieme. Ciao! Allora, Primrose, nel frattempo lei mi prende la bevanda del sonno e mi va a grigliare dei hamburger. Tu mettiti un po' più comodo, Sebastian, perché, ecco, mettiti in costume, fatti vedere in tutta la tua bellezza, che non ti abbiamo mai visto così, Sebastian. E lui controlla i bimbi. Oh mio Dio, aspettate un attimo, sono carini. Amori, mettetevi un po' qui, chiacchiera qui. Avvicinatevi spiaggia. Tu fai vedere che fai.
una scultura di sabbia, così magari poi i bimbi ti seguono. Ma guardateli! Oh, no, vabbè, scusate, ma guardateli come sono belli! Ok. Bambini, volete fare una scultura di sabbia insieme? Allora, mettetevi il costume. Cambiati d'abito, costumino. E aspetta, dove sei? E costumino. E poi voglio fare una foto che si abbracciano. Ma guardate quanto è carina! Peter, quindi tu hai un lama? Ed è grande? Sì! E ti sputa pure! Oh, così, perfetti! Madonna, che belli! Aspettate, voglio farvi vedere il mare. Belli! Ok, dai, venite qui a partecipare alla scultura con Sebastian. Primerosa invece, anche lei, dov'è? Oh, eccola! Anche la mamma sta costruendo! Falla qui tu, dai. Ti aiuta Primrose. No! No, Prim, dobbiamo partecipare con la torta alle mele. Sei un disastro, Primrose, veramente. Sei un disastro. Metti di costume, va. Ha fatto la pianta mucca. Pianta mucca. Yeah! Fallo con lei. No, lei sta giocando con la sabbia. No, costruisci una scultura di sabbia. Ah, eccolo qua. Vai, riprendi. Allora facciamo una gara. Fallo con Peter e vediamo un po' adesso cosa mi costruite. Sì, non so se sentite anche il mio bimbo di là. Da me oggi è sabato, io sto approfittando. Sempre una pianta mucca e voi uno squalo. Sentite, vogliamo fare merenda, bimbi? Sì? Dove mi ha messo gli hamburger? Che non mi ha fatto, ecco perché si è mangiata la torta di mele. Giusto? Primrose? E allora mangiamoci la torta di mele, che vi devo dire, poi la rifaccio. Prendi una porzione per Peter. Sebastian, tu prendi una porzione per Jessica, prenditi anche tu la pozione e chiacchieriamo un po'. Si è iniziata la fiera, ma noi stiamo un attimino, un altro po' qui a giocare con i bimbi, a conoscere la nostra nipotina, Rallegra, Loda. Tu hai fame? No? Racconta una storia buffa, para del giorno. Sì, dai, racconta storie. In effetti facciamo anche un po' proprio le cose del Ferragosto. Racconta una storia buffa e un'altra storia buffa, ok? No, lei ha grigliato. Ma dove ha messo gli hamburger allora? Ma stanno qui? Sì, l'ha lasciati qui. Vabbè, riprendili tu dopo gli hamburger. Ma guardate, sono carini! Mi riprendo anche la torta di mele. Ok. E corriamo a giocare in acqua. Gioca in acqua. E gioca in acqua. Dai, bambini, che noi dobbiamo partecipare anche alla fiera, eh. Io sto tranquilla perché tanto la fiera scade alle 9:30 di sera. Quindi, sì. Tu puoi giocare in acqua. Se no, fatti. Guarda qui. Fai così. Vai, bimbi, su. Giochiamo in acqua e andiamocene alla fiera. Primrose, nuota qui. Anzi, fai nuota vicino. Così anche questo va, perfetto. E loro giocano! No, vabbè, ma che meraviglia! Ma che siete belli! Ok, io mi devo assolutamente ricordare di fare, vieni qua anche tu, guarda, di fare delle foto di famiglia a questi bebè,
noi con Peter e Teo e Josie con Jessica. Solo che avete visto quando tipo perdo a fare delle foto? Tanto ve l'ho mostrato come si fa, lo faccio fuori registrazione. Vado sempre in quel negozio in cui si fanno le foto, che sarebbe la mia Sim Boutique. E trovate, per chi non l'ha visto, per chi non si ricorda, comunque è un episodio di Robinson che si chiama proprio Foto di Famiglia, se non mi sbaglio. E niente, vado a farmi le foto. Chi è che ci chiama? Teo! Oh, vuole sapere come sta Jessica? Vieni qui, vieni a rispondere. Qua va tutto bene, non ti preoccupare. E non vale il divertimento acquatico per i bimbi? No. Vabbè, non fa niente, vieni qui e gioca nella sabbia. Tu sei furente per gli zuccheri. Ah, lei come bimba è angelica. Come tratto. Ho fatto casuale, è uscito quello, quindi va bene così. Dai, avvicinatevi e andiamo alla fine, ragazzi. Domani è vero, è il primo giorno di autunno e anche domenica potremmo ritornare in spiaggia, però non lo so, ragazzi, voglio un attimo fare mente locale perché voglio, insomma, farmi questi obiettivi. Anche se tanto qui a Suolani fa sempre caldo. Jessica ha trovato una conchiglia, che brava! Basta mangiare tu. Vai in bagno piuttosto che dobbiamo andare via. Vai qui, usa il bagno. Tu stai bene? No, usa pure tu. E ok, dai, diciamo che questo piccolissimo Ferragosto in spiaggia con i bambini è andato bene. Loro si sono divertiti, hanno giocato, stanno facendo i castelli di sabbia. C'è un granchio! Attenzione al granchietto, eh? Hanno trovato conchiglie. No, si sono divertiti i bimbi in spiaggia. Vabbè, non so nemmeno come sono uscite queste foto. Voi siete pronti? Andiamo, andiamo in fiera. Ed eccoci alla fiera del giardinaggio normale. Allora, questa è la primissima volta che la vedo, perché fino ad oggi avevo partecipato a tutte tranne che il giardinaggio normale. Allora, i bambini verranno a sedersi qui sui funghetti. Sebastian parteciperà con un prodotto agricolo normale e ho scelto la ciliegia. Perché la ciliegia, guardate, a parte che è di stagione estiva ed ha una qualità incantevole. E quindi sì. Mentre Primrose sta cucinando la torta di mele, perché è sempre di stagione, quindi sì. I bimbi si siedono e chiacchierano, parla del colore preferito, facce buffe, balbetta. Guardate quanto è carina Jessica con i capelli sciolti, perché lei ha sempre le codine. In inverno invece ha i capelli sciolti, io amo questi capelli ragazzi, li vedete spesso tra le mie sim perché proprio li amo, e ha il cappottino rosso perché qui comunque fa un po' più fresco. Ok, anche Sebastian si è seduto, continua a chiacchierare, diamo, ecco, condividiamo lo spirito del Ferragosto con lei, impariamo a conoscere. Voglio tenere d'occhio la mia Primrose. Vai, vai, Prim, sei un portento. Dai che riusciamo a partecipare proprio per un pelo. Mai come questa volta. Qui come andiamo? Stai chiacchierando? Sì. Ok, anche i bimbi stanno chiacchierando? Sì. Parla sempre del colore preferito. Balbetta. E sì. I Sim che cercano amore, va bene. Dai che è pronta, su, sono le 8. Mamma mia, come l'hai fatta? Eccellente. Dove me la posi? Tu sei pericolosa. Metti nell'inventario. E corri qui che sta arrivando il sindaco. Dove sono le torte? Eccoti. Vai, teletrasportati. Metti qua, candida. Torta di mele. Questa è una torta di meringa all'essenza di pianta mucca, solo che è normale, la nostra eccellente, e basta. Speriamo bene. Veniamo a salutare un po' il sindaco. Parla dei sogni. Vediamo un po' se
No, tu quelle commissioni. Oh, che bel abbraccio! No, tu hai tante commissioni da fare, quindi basta così. Lei va a salutare a parlare col sindaco, che dove vai tu? Allora, sindaco, come va oggi? Eh? Sta finendo l'estate. Avete festeggiato un po' il Ferragosto? Facciamo un brindisi, eh? All'estate che va via? Dai, su, brindiamo, brindiamo anche alla fiera e alle vostre proposte e che vinca il migliore. Chissà oggi, eh? Due fiere su due le abbiamo vinte con il primo posto. Quindi vediamo un po'. Siamo diventati buoni amici. Racconta una storia buffa. Non vedi che questa povera pianta non ne ha più foglia? Vuole solo crogiolarsi silenziosamente nella propria inadeguatezza. Chi ha partecipato con la cipolla? Ed è quell'età normale. Ma non è incantevole. Ehi, voi bimbi, fate le facce buffe? Balbetta? Dai che tra poco torni a casa. Balbettate, su. Ok. Poi, Sebastian, tutto bene? Raul, racconta una storia coinvolgente. Lanciamo i coriandoli. Il festival termina tra un'ora. Ok. E fai anche tu un brindisi con Raul. Perfetto, lei sta andando a chiacchierare, inizia ad avere fame. Ma abbiamo qui la torta di mele. Ok. E stanno andando via. Oh, si siede sul funghetto. E parla un po' con Jessica, raccontale un'altra storia e rallegra. Sono le 10, sono le 10 e quasi tutto finito. Peter, amore, amore, si è addormentato Peter. Ma sul funghetto così. Ma è la dolcezza, amore della mamma. Dai, dai, che ci siamo. Sono le 10:30, su. Vediamo un po'. Lei sta prendendo di nuovo appunti. Anche lui ha fame. Tieni, mangiati la torta di mele. Ci fa l'applauso. Ok. Allora, ragazzi. Volete sapere il verdetto? Certo, diccelo! Premio della fiera di Infinity Week, un formaggio, un nastro di partecipazione alla gara delle torte. Va bene. Poi abbiamo sbloccato la ricetta di oggetti al cioccolato, ottimo. Premio nastro del secondo posto della gara di giardinaggio, però abbiamo avuto un fertilizzante crescita veloce. E ha sbloccato anche lui quella di dolcetta al cioccolato. Congratulazioni! La tua pianta si è classificata seconda alla fiera di Finchwick. Controlla l'inventario della tua unità familiare e dia il tuo sì per trovare la pianta. Assicurati di prepararti per l'evento Fiera delle Mucche di Finchwick della settimana prossima. Quindi la prossima settimana parteciperà Clarabella. E dobbiamo preparare anche un latte, quindi. Ok, va benissimo. Quindi. Il naso del secondo posto è blu, questo è il fertilizzante, e lei il formaggio e il nastro di partecipazione bianco. Va bene, lei sta benissimo, lui deve farsi un bagnetto, lui sta stanchissimo, direi di portare Jessica a casa e tornarcene a casa. Ma prima di tornare a casa, con Prime Rose sono venuta a Brindleton Bay ed ecco qui. Ho trovato un animale fantasma. Come si chiama? Capitan Whittaker. Che bello! Giocaci, così con uno fatto. E adesso mi tocca trovare un secondo. Così, ragazzi, anche questa è andata. Vediamo un po' se si manifestano. C'è un po' di pazienza. Poi intanto spazzola, impara a conoscere.
e dagli un dolcetto in modo che voglio sbloccare anche questa cosa di provare amore. È la parte un po' più difficile, quella di provare amore. Poi mi faccio un giro per trovare un altro animale. Eccolo qui! Chi sei tu? Wallace! La presentazione più amichevole. Perfetto, sono contentissima. Vai, andiamo in bicicletta. Su, passeggiando in bicicletta, penso a te. La 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 la. Eccoti qui, quanto sei carino. Adesso gioca anche con lui e torniamocene a casa che Peter ha bisogno di noi. Sono quasi le 5 del mattino, prima Rose stava benissimo perché comunque aveva preso anche il sostituto del sonno, lei poi è una sim che si stanca, come si dice, raramente, eh sì, raramente assonnata e quindi avendo tante energie sto approfittando per farle fare tante creme pasticcere, vedete, in modo da poter fare i dolcetti al cioccolato. Perché mi serve la rana marrone. Approfittiamo, no? In modo che non sempre si mette lì a comprare la lana, ma approfittiamo nel farcela noi. Quindi vai con 8 dolcetti al cioccolato. Mentre Sebastian dorme e anche lui si è quasi ricaricato e anche il piccolino se lo dorme qui con la sua lucina notturna nella sua cameretta al caldo. Bello, prima qui c'era il cagnolino, se n'è andato. E ok, lo lasciamo lì tranquillo. Perfetto, questa domenica, ragazzi, voglio dedicarmela un attimo nel fare queste cose, un attimo tranquilla, ferma in casa, lei la metto appunto a fare altri progetti lavorati a maglia perché è rimasta indietro, ormai ha quasi venduto tutto quello che c'era da vendere, quindi voglio continuare a fare questo tipo di maglioni. Magari anche qualche giocattolo, vediamo un po'. Ok, li ha fatti. E dedicarmi al giardinaggio a fare queste cose qui. E poi, chiama da te Cusco, vado da Teo perché si avvicina il lunedì e voglio completare i compiti e soprattutto la tesina fatta al computer. Deve consegnare la presentazione, cioè insomma può darsi pure che nella prossima puntata saremo da Daisy e Marlon con Teo. Non lo so, io decido mano a mano. Intanto vi dico quello che farò fuori registrazione, cioè quando non mi vedete. Anzi, scusate mio bimbo, un'altra cosa che voglio fare è fare le foto di famiglia. Quindi perdere un po' di ore nel fare foto di famiglia, sia a loro tre che a Josie, Teo e Jessica. Oh, come sei bello marrone. Tosa, Cusco, vai. Cusco mi serve un po' di lana, quindi fai il bravo. Dopodiché, dobbiamo stabilire i propositi perché è appena iniziato l'autunno. Allora, in questo caso, dai, lavoriamo sulle aspirazioni. Ok, poi dai un altro dolcettino. Vai. Lo vuoi un altro dolcettino? Mi serve la lana, Cusco. Su. Clarabella infelice. Adesso vengo da te, Clara. Aspetta, Ok. Senti, dagli una carezza, non si è mai si offende. E poi più tardi lo tosiamo. Mi resterai un po' marrone, Cusco. Pensavo che era un'azione che potevo fare così di seguito. Sarebbe stato troppo facile. Connie, lei è la coniglietta, se vi ricordate, attivata per il giardinaggio, quindi ci aiuta. E vuole darmi un regalino. Infatti vedo che il giardino è bello, sta bene, bisogna raccogliere le cose. Vedo sbirluccicare, sei tu? Aspettate. No, sei tu, fai evolvere. Una conserva di funghi piccante, grazie, grazie mille Connie. Eccola qui, e tu, piccolino, prova amore. Aspettate, aspettate. Ok,
Buongiorno Cody, come sei carino e felice questa mattina? Vediamo se va. Ubis, E my tu turb. che hai combinato? Desbacicchiamenti speciali e prova amore. Vai. Penso che con lui l'avevo già fatto. Vediamo un po' se vale, altrimenti mi manca Chloe. Per quanto riguarda i miei animali, e poi devo farlo con gli altri animali che non sono loro. Infatti, con lui, con Whistle, l'abbiamo già fatto. Clara, riempi di mangime, pulisci il capanno. Si è svegliato il piccolino che ha fatto un incubo. No, amore! Qua il papà l'ha portato a ballare. Ma confortalo, conforta. Spegni la musica. Hai fame? No, ma tu devi andare al bacino e hai ancora sonno. Vieni qua. Prendi in braccio. Vieni con il papà. Vieni qua. E insegna Peter a usare il bacino. Qui tutto bene. Volevo vedere se c'erano in giro anche delle volpi, perché sennò, anche se bassa, mi resta bloccato, perché mi deve guardare due volpi. Ma è difficilissimo. Non le vedo mai in giro le volpi. Vabbè. Che bello, tra poco lo scenario si colorerà con i colori dell'autunno. Io amo. Siamo un po' fuori stagione per quanto riguarda noi e i miei sim, però vabbè, non fa niente. Anche Margherita ci vuole dare un regalino. Brava, Primrose. Perché qui i tuoi cani fanno sempre questi disastri che buttano giù i secchi. Una lana del colore marrone, grazie! Grazie mille, mi serviva! Eccoti qui, Clara, pulisci, accarezza e facciamo un latte al cioccolato? Lo diamo al piccolo Peter? Quando lui è sul bacino. Ok, facciamo un attimo queste cose, andiamo veloce. Lui sta ancora sul vasino, ok. Bravo Sebastian. Eh sì, lui è stanco. Lui è stanco, quindi papà ti porta a nanna. Leggi per far addormentare, dai. Bravo Can I see Lima Peter, adesso lo puoi usare da solo. Chi è che ci chiama? Primrose, volevo dirti che aspetto un bambino, quindi presto io e te avremo un pargolo a cui badare. Josie, cioè io spero che riguarda Jessica che mi è arrivato in ritardo il messaggio. Ma che sta succedendo? Ok. Penso che nel prossimo episodio saremo a casa di Daisy e Marron perché stanno succedendo troppe cose. Tu stai andando a leggere la favoletta? Spero di sì. Latte e cioccolato, perfetto. Mungi Clarabella. Qui c'è una cacca. Grazie Cody, sei fantastico. L'abbiamo mai vista Primrose mungere? Non mi ricordo. Vediamo un attimo. Eccola qua. Ma che brava! No, lui sta andando in bagno e lui è furentissimo. Si è addormentato nella tenda. Amore. Vabbè, adesso la mamma ci pensa. Abbraccia Clara. Noi abbiamo un bel rapporto con lei? Sì, abbiamo un bel rapporto. Possiamo dare, ecco, un dolcetto da festa di animali per aumentare la socialità. Però questo mi migliora la relazione. Quindi dai con un altro dolcettino. Ma che cosa sta combinando Sebastian? Ok, sta buttando via la spazzatura. Accarezza. Metti. No, dai una. Racconta una barzelletta. Lamentati della Muccalisse. Tutto bene? E Sebastian invece vieni qui. Innaffia tutto. Oh, sono cresciuti funghi! E raccogli tutto perché dobbiamo dare. No, è qui.
Dobbiamo consegnare funghi piccanti e adorabili a Michael. No, Manuel, non ho voglia di andare al mercato. Tutto bene? Accarezza? Sì, dai, stiamo bene come relazione. Ora raccogliamo qui tutto anche, così fanno il giardinaggio. Lui lo lascio riposare un altro pochino nella tenda, ma guardatelo! Amore! Io volevo un attimo terminare queste cose assolutamente. E mettiamogli il latte al cioccolato qui sul tavolo, così poi se lo viene a prendere. Il latte normale in frigo, crema pasticcera in frigo, conserva di funghi piccanti in frigo. E quanta lana marrone abbiamo? Soltanto due. E Primrose si mette a qui. Ah, dobbiamo riprendere questo maglione, ok, però volevo farle fare sui oggetti dei giocattoli. Volevo fargli fare un orsetto per Peter e magari un orso rosa per Jessica, però qui mi serve la lana rosa, quindi faccio prima un orsetto bruno, costo zero perché ho la lana. E poi fatti un attimo questi due giocattoli. Mi dedico a fare gli altri maglioni per il nostro Plopsy. Crea una copia da muro. Ok. Quanti funghi abbiamo? 8. Senti, chiamati senza che perdiamo tempo. Michael, invita nel loto attuale. Eccola, Prim. Vieni qua e si rilassa un secondo. Ed ecco qui, Michael. Cammina qui. Adula. Daisy. Sebastian, grazie di avermi suggerito di vedermi con Moira. È stata un'esperienza spettacolare. Oh, che bello! Chissà cosa hanno combinato, come avranno passato il Ferragosto. Bettina, Michael, buongiorno. buongiorno. Senti, finalmente ho quella consegna, che volevi. Sono dei Sia i kangaroo funghi adorabili adorabili. che piccanti. Ok? Kangaloya. Perfetto. Oh. Kofa. Melvoi. Posto? Yibzi. Ok, Occipicchia ha un aspetto divino, guardando che c'è da questa ricompensa, mi ha dato 90 simoleon. Poi vabbè, se ne devo andare a mangiare i funghi. E vediamo qualche altra commissione che ci potrebbe dare Michael. Hai qualcos'altro da chiedermi? Sempre funghi, ti piacciono i funghi? Io li adoro, ce ne siamo accorti. Ce ne sono alcuni di davvero buoni in questi boschi, potrebbe farmi comodo una mano quando vado a cercarli. Sembri amare il mondo naturale che ci circonda, perché non ti trattieni in modo che possa mostrarti un po' di quel che so? E ci darebbe un assortimento di prodotti agricoli, fiori, funghi, fertilizzanti e un vestito per animali. Ok, va bene. E Michael, ho detto va bene. No, si è tolta l'interazione, aspettate. Sì. Allora, consegna tre cioccobacche e mangia il purè di funghi. Darà a Sebastian del purè di funghi. Allora, le cioccobacche ce l'ha lei. Lo faccio subito. Eccole qua. Quattro cioccobacche. Quindi, consegna le tre zuccobacche. Ecco, la zuppa di funghi. Devo mangiarla quindi. Vediamo un attimo. Vanno bene queste? Le abbiamo coltivate noi, eh? Sì. Ah, e consegna, aspettate, sei funghi piccanti. Ce li ho. Consegna, e ormai ho un allevamento di funghi. E sì, poi dobbiamo mangiare questa. Mangia zuppa di funghi. Peter, Peter si è svegliato. Peter, ma tu sei stanchissimo, poverino. Vieni qua. No, facciamo così. Non se lo può bere perché è troppo piccolino. Vabbè, allora quando sarai bimbo ti faccio bere il latte al cioccolato. E torna qui e vai a dormire. Primrose, lascia perdere Peter, tu continui i tuoi progetti per favore. Ok? Dai, 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 su. Mangia il purè. Amalgamando un po' i funghi e le bacche avremo una miscela che non mancherà di deliziarti il palato. Ecco, assaggia. Va bene.
Però vieni qua, Sebastian. Cody sta salutando Michael. Dai, mangia. Hai mangiato? Ma non. Forse è questo. Mangia. Mangia pure dei funghi. Grazie. Eh sì, inizia a far freddino. Grazie mille. Dai, mangia, chiacchierate. Adula. Com'è questo purè, Sebastian? Su, mangia veloce. Chi è? No, grazie. Poi parla con uno stormo di uccelli mentre sei sotto l'effetto del purè. Ma che cos'è? Il purè non somigliava a niente che Sebastian avesse mai mangiato, ma ora la netta sensazione di essere osservato da tutti gli uccelli che guizzano da una parte all'altra. Va bene. Parla e ascolta davvero. Vai, corri. Lei intanto ha finito la maglia, mi sta facendo l'orsetto, ok? Quindi, uccellini, ditemi. Impara a conoscere, siamo amichevole. Quindi, uccellini, cosa volete dirmi? Ho sempre freddo, magari avessi uno di quei, come li chiamate? Ah sì, maglioni. Oh mio Dio. Michael, ho parlato. Chiama da te. Michael, vieni qui. fai amichevole. Ammetti di aver sentito gli uccelli, ma che zuppa mi hai dato, Michael? Cosa mi hai dato? Mi hanno detto che hanno freddo, vogliono addirittura maglioni. 175 simoleon? Credo proprio che tu ora sia in grado di vedere la foresta, oltre che gli alberi. Buon viaggio in attesa del giorno in cui le nostre strade si incroceranno di nuovo. Vediamo, poi basta. Perfetto, quindi con lui abbiamo fatto. Manda a casa, mi manca da vedere le volpi e i famosi pettegolezzi, ma quelli li sto lasciando un po' più in là. Volpi non ne vedo da queste parti. No, facciamo così: vedo sia Chloe che Winston molto sporchi, quindi Sebastian farà il bagnetto ad entrambi. Primrose continua un attimo qui a finire i progetti, magari le metto a fare un altro maglione, ecco di questi qui, vai con il rosa, poi recupero l'altra lana marrone da Cusco, perché vedete ancora non posso farlo, mi faccio le varie foto di famiglia, ragazzi, mi faccio un po' queste cosette fuori registrazione, magari lui mi farà un altro quadretto a punta croce e niente, la prossima volta vi aggiorno su quello che ho fatto così fuori registrazione e vediamo un attimo cosa sta succedendo anche a casa di Daisy e Marlon. Quindi io vi lascio così con questo episodio, spero tantissimo vi sia piaciuto, tanti mi piace e commentini. Ciao!